Bentornati a questo spazio approfondimento del telegiornale di Sardegna 1. Continuiamo il nostro percorso, la conoscenza dei candidati alle prossime elezioni europee di domenica 26 maggio. Si vota, vi ricordo, dalle 7 alle 23. Al mio fianco Stefania Calcagno, capolista del Partito Pirata Italiano. Chiediamo a lei intanto di presentarci questo partito che per noi sembra un piccolo partito, invece non lo è, perché è a livello europeo. Sì, innanzitutto buonasera a tutti, buongiorno a tutti. Il Partito Pirata nasce nel 2006 in Svezia e in pochi anni ha conquistato diverse nazioni nel nord Europa, dalla Germania al Lussemburgo, dall'Islanda alla Repubblica Ceca. Oggi i sondaggi della Repubblica Ceca ci danno addirittura come primo partito. Abbiamo comunque già 22 deputati al Parlamento ceco, abbiamo deputati anche all'Europarlamento. Tanto vero che è stato possibile anche candidarci per la prima volta anche in Italia, grazie ai deputati che già abbiamo al Parlamento. Benissimo, questa è la presentazione di questo partito e adesso sentiamo quali sono i punti e il programma fondante di questo partito appunto. Il nostro programma spazia, e dico spazia poi però lo vedremo in modo Certo, poi simpatico. ci addentriamo. Sì, esatto, spazia su tanti argomenti. Noi fondamentalmente siamo nel gruppo dei Verdi al Parlamento europeo, questo ci connota anche ci dà una forte connotazione ecologista e quindi il nostro programma parte dall'ecologia per arrivare ai punti focali che sono quello della conoscenza, quindi della condivisione dell'informazione, quindi no ai copyright a vita più 70 anni, no ai brevetti ventennali su farmaci salvavita. Se una persona sta male e non ha i soldi per pagarsi il farmaco, non è che può morire, dobbiamo darglielo in qualsiasi parte del mondo sia. E questo è un focus molto importante, così come è molto importante per noi la privacy, quindi la lotta alla sorveglianza di massa che viene messa in atto da diverse nazioni, da diverse istituzioni e addirittura da diverse corporation. No? Pensiamo ai nostri dati che sono in giro per il mondo e che se li vendono a nostra insaputa o anche a volte a venderglielo anche Sì, questa è una battaglia molto importante sì. perché purtroppo i casi, la stampa e anche la televisione abbiamo raccontato, insomma, i nostri dati privati poi finiscono in mano a persone, qui ci sono carte di credito clonate e via dicendo perché si parte proprio da questo presupposto. Bisogna fare molto di più. Assolutamente sì, l'Europa ha già fatto qualcosa, il GDPR, che è una normativa che dovrebbe Quello anche sul garantire copyright, se non sbaglio. quella sul copyright, poi l'affrontiamo magari, perché lì non siamo d'accordo. Col GDPR sì, perché comunque dà un minimo di privacy e quindi mette anche dei paletti a delle persone che sono i responsabili. Non so se lo sapete, settimana scorsa è stato hackerato il sito dell'Ordine degli Avvocati di Roma e le password degli avvocati erano in chiaro, quindi erano tenute in un server, in un computer, scritte come le potevo scrivere io su un foglio di carta. Questo è illegalissimo ed è una cosa molto grave. Ecco, il GDPR almeno ti dice, ti mette dei paletti che dice non puoi fare queste cose qua. È già qualcosa, anche se poi abbiamo visto con lo scandalo di Cambridge Analytica, con tutte le fake news che hanno portato al partito della Brexit a essere quello che poi è diventato, alle elezioni di Trump con le questioni dei russi, eccetera, è veramente molto d'impatto questa cosa. E adesso attendiamo il G5 che potrebbe essere ancora Potrebbe essere il peggio. next step, esatto. Da lì il nostro programma poi spazia, appunto, dicevo, perché spazia? Perché arriviamo anche allo spazio, nel senso che alla conquista spaziale, perché noi, al contrario della politica, diciamo, normale, quella a cui siamo abituati da tanti anni, troppi, che vede la sua esistenza nell'ambito di una legislatura, perché deve portare a essere rieletto, no? Da un anno, 2 anni, c'è la prossima elezione, quindi il target è devo fare in modo di promettere, fare cose con un arco di visione molto stretto perché mi interessa la prossima legislatura. Noi no, noi andiamo, cerchiamo sempre di guardare avanti e anche per la Sardegna abbiamo dei progetti molto interessanti, pluriennali, cioè a lungo termine, non elettorali da scadenza. Certo, lei parlava di medicina, di sanità, quindi tutti hanno la necessità di curarsi. Noi abbiamo avuto un caso, e lo è anche ora aperto questo caso, di questo ragazzo giovanissimo malato di sclerosi laterale amiotrofica, Paolo Palumbo, che ha fatto lo sciopero della fame per diverso tempo perché voleva entrare in questo programma, israeliano, se non ricordo male, e ha dovuto Dovrebbe fare essere. lo sciopero della fame per
Cioè, è una cosa veramente incomprensibile, inaccettabile. È incomprensibile e inaccettabile. Io poi lo dico da disabile, perché io purtroppo sono una disabile invisibile, magari poi se volete vi spiego anche cosa vuol dire, però sono una disabile, quindi so perfettamente quanto è difficile avere il minimo dei diritti per una persona che come me, tutto sommato, all'aspetto è normale. Pensiamo alla SLA, la terribile SLA. Sì, la SLA è una malattia terrificante, e pensare di non potersi curare perché c'è qualcuno che ha il brevetto di qualche prodotto e non glielo vuole dare se non in cambio di tanti soldi, poi c'è stata la raccolta, anche adesso alla fine probabilmente riuscirà ad andare. La cosa che mi ha fatto più male di tutta questa vicenda però è vedere la cattiveria della gente che ha scritto, no, tanto è inutile con i soldi, morirai, sì, sì, tanto eccetera. Morirai perché cosa, magari questa, ci questa sono, è la cosa veramente perché che tu ha fatto sì, altri no, insomma lui sta cercando di invece aprire dovrebbe essere un tutti canale, sì, certo. E dovrebbe essere tutti sì, questa è la nostra lotta perché fondamentalmente. Mi parlavamo di questa malattia invisibile. Curiosa questa. Disabilità invisibili sono tante, no? Sì. Perché possono essere problemi cardiaci, banalmente, uno sì. Non può correre, metti che gli scappa il taxi, è una disabilità anche quella, molto, se vuoi, più, sì. Più lieve, ma non esiste lieve, più alto, più difficile. In realtà le disabilità invisibili sono di solito malattie interne che sono anche poco conosciute, endometriosi, gravissima, sì. Terribile, è devastante, piuttosto che la sclerosi, piuttosto che, come nel mio caso, morbo di Crohn o altre patologie che portano ad avere una stomia, quindi a non avere più l'apparato digestivo funzionante, sì. E questo ci porta alla necessità di avere dei bagni a disposizione che siano puliti, che abbiano dei piani d'appoggio, eccetera, che la gente magari non se ne accorge, no? Vede che tu non hai la carrozzina, entri in bagno disabili, e magari ti giudica anche, ti dice guarda quella persona che non ha diritto, invece no, e noi abbiamo superato la fila. Esattamente, la cosa incredibile è che anche qua l'Europa ha un progetto che si chiama EuroKey, che in Germania, Repubblica Ceca, in Svizzera e in Austria funziona perfettamente e dà questa chiave che apre tutti i bagni, tutti gli ascensori, tutte le cose che ai disabili servono, no? E sì, che sì, devono sì. Trovare libere e fruibili, quindi, ma soprattutto per chi ha barriere architettoniche, quindi la carrozzina, certo. Eccetera. Ecco, questa cosa è privata, demandata al buon cuore della gente che fa le donazioni e non è gestita a livello politico. Invece uno dei nostri progetti prevede proprio l'istituzione europea che dell'Eurochie e quindi di conseguenza della stessi servizi per tutte le popolazioni, anche per gli italiani, anche per gli spagnoli, anche per i portoghesi che oggi non hanno praticamente niente a riguardo. C'è ancora molto da fare in Europa, siamo molto indietro, sì. Non si è pensato molto alla moneta, non si è pensato alle altre, purtroppo agli altri problemi che affliggono molti paesi, non solo l'Italia. Prima parlavamo del copyright, perché voi siete contrari a questa decisione dell'Europa? La direttiva, perché poi sì, una riforma, si tratta ma di è una direttiva ancora. Che non è ancora legge, verrà poi trasformata in legge da qua uno, due anni, il tempo massimo 2 anni da ogni singola nazione in modo diverso. Questo già è il primo punto sbagliato, no? Perché una legge in Europa dovrebbe essere una per tutti e non che ogni nazione si fa la sua. E questo già è problematico, anche se saranno figlie della direttiva. In più, io la chiamo un po' turpe, perché sì. Metterà le basi per la censura, per il filtraggio dei contenuti. Cosa vuol dire? Che se io sono in Sardegna, riceverò un contenuto, se sono in Austria, ne riceverò un altro. Quindi io, cercando sul mio Netflix il mio film, non lo vedrò in Sardegna, non lo potrò vedere perché i diritti non ci sono. E questo è un punto. Ma il punto più grosso è quello del filtraggio per ceto sociale. Perché la direttiva permette qualsiasi tipo di filtraggio e quindi anche dire, profilare utenti, e di qua ritorniamo anche al discorso della privacy, io ti ho profilato, certo. Vedo la tua faccia dalla telecamera, della TV, so che sei povero perché nel tuo database ho scritto che sei povero e quindi io ti faccio vedere i contenuti di un certo tipo, mentre una persona che ha magari disponibilità economica più alta faccio vedere dei contenuti, film di barche, di lusso, cose del genere. Ecco, questo per noi è inaccettabile, tutto dovrebbe essere uguale per tutti. Sia certo. Le medicine, sia i contenuti, sia la conoscenza, che è proprio la base del nostro programma. Ecco, che cosa vi aspettate che cambia in Europa il 27 di maggio? Noi speriamo di avere sufficiente suffragio per avere un gruppo tutto di pirati europei. Se non sarà così, noi comunque saremo alleati con gli altri pirati europei, non con altri partiti, perché non ci interessa avere una posizione fissa, ideologica, eccetera. Se una cosa è buona la votiamo, se non è buona non la votiamo, insomma, come è successo fino ad oggi. Quindi abbiamo 30 secondi per l'appello finale. Beh,
Perché dovrebbero perché votare, noi Pino? Intanto perché siamo l'unico partito che si candida con un unico programma in tutta Europa, perché siamo fortemente tecnologici, perché non abbiamo una visione di un giorno, non ci interessa essere rieletti, non ci interessa, non siamo politici, siamo tutti tecnici, siamo molto preparati, siamo la società della tecnologia, siamo la forza della conoscenza. E il 26 maggio pensate pirata e poi andate a votare. Stefania Calcagno, Partito Pirata Italiano, elezioni europee del 27 maggio, vi ricordo si vota dalle 7 alle 23. Arrivederci, grazie. Buonasera.